Presidente Gianni Chiodi, 20 milioni di euro subito disponibili, spendibili per le buone idee, per gli imprenditori che sono in difficoltà per l'accesso al credito, per coloro che hanno perso un lavoro. Facciamo quello che possiamo per tentare di far reagire l'Abruzzo ad una crisi che è nazionale e anche internazionale e che ferisce profondamente. E io sono fiero di poter dire che abbiamo speso molto bene quelli che sono i fondi del Fondo Sociale Europeo e anche quelli del FESR per quanto riguarda questi aspetti, se è vero che, com'è vero che per la prima volta nella storia, per esempio, abbiamo un tasso di disoccupazione più inferiore, secondo quello che dice l'Istat, di quello delle Marche, non era mai accaduto. E anche il tasso di natalità delle nuove imprese ha visto un tasso positivo rispetto a tante altre regioni che l'hanno avuto negativo. Questo non significa che la crisi in Abruzzo non c'è. Vuol dire che la crisi in Abruzzo è fortissima, però noi facciamo tutto quello che possiamo e qualche dato statistico poi ce lo conferma, perché in termini solo comparativi, cioè vuol dire che in termini comparativi forse possiamo dire che l'abbiamo usati bene. Il microcredito è importante, ha avuto un grande successo con la precedente edizione, abbiamo visto quelle che sono state le buone pratiche e le abbiamo implementate. Credo che si stia facendo un buon lavoro e certamente se questa crisi non ci fosse stata sarebbe stato completamente diverso e questo Abruzzo avrebbe potuto volare. Abbiamo ridotto le tasse, abbiamo ridotto il debito, cose che se le dovesse fare il governo nazionale non staremmo più parlando di un'Italia in crisi. Ecco Presidente, un'ultima cosa, è vero che certe dinamiche dipendono dall'economia globalizzata, che una piccola regione può fare ben poco, però voi ci avete messo una politica creativa, perché per esempio avete potuto constatare sul campo che per esempio gli incentivi sono molto più efficaci della defiscalizzazione. No, devo dire che noi abbiamo anticipato alcune misure che poi i governi nazionali successivamente hanno sposato, magari anche solo in campagna elettorale, e poi abbiamo però anche criticato i governi nazionali quando hanno fatto credere che avrebbero fatto un intervento sull'occupazione giovanile con tanto di pompa magna. Mi ricordo ultimamente la conferenza stampa e io e l'assessore Gatti notammo subito, perché siamo forse molto più vicini alla realtà, che sarebbe stata una defiscalizzazione che non avrebbe interessato nessuno, tant'è vero è stata una politica assolutamente fallimentare. Noi seguiamo un'altra politica e da noi invece i risultati ci sono. Del processo della famosa defiscalizzazione lanciata dal governo Letta, mi sembra, non credo che abbia prodotto un'assunzione.